Buonasera e ben ritrovati per davvero a questa edizione del telegiornale interamente dedicata allo sport, o quasi, anche per recuperare le rubriche sportive che non sono andate in onda nel weekend appena trascorso a causa di problemi di salute che piano piano si stanno risolvendo. E allora cominciamo con il basket perché è stata importante la settima giornata del girone di ritorno della Serie B con l'atteso match domenica scorsa che ha visto protagonista l'Ulass Basket Cirignola contro la capolista del torneo, la Cestistica San Severo, è finita con il punteggio di 74 a 67 per i gialloneri di Giorgio Salvemini che hanno dovuto davvero restare in apnea per quasi tutti i 40 minuti, grazie anche al fatto che proprio nell'ultimo quarto i biancazzurri di Gigi Marinelli avevano riaperto il confronto arrivando fino a meno 2. Una cornice e uno spettacolo di sport e spot di correttezza in campo e sugli spalti. Vediamo insieme i risultati e la classifica. Porto Sant'Elpidio, Corpo Campli 66 a 54, Senigallia Civitanova Marche 82 a 80, a Giulianova Recanati Basket Giulianova 90 a 52, Nardò a Pescara 82 a 55, Ortona Val di Ceppo Perugia 81 a 80, a Cirignola Cestistica San Severo batte Udas Basket 74 a 67, Lions Bisceglie Fabriano 82 a 63, Teramo Basket Olimpia Matera 91 a 75. La classifica per le prime posizioni: San Severo 40 punti, Recanati 30, Bisceglie a quota 28. Per la bassa classifica, Matera, Nardò e Civitanova Marche a quota 22, Giulianova 20, Fabriano 16, Udabs Basket Cerignola 14, Perugia 10 ed Ortona a quota 8 punti. E adesso andiamo ad ascoltare le dichiarazioni del post partita di questa gara. Innanzitutto il tecnico della formazione biancazzurra Gigi Marinelli e poi il coach dei gialloneri Giorgio Salvemini. Sentiamo cosa hanno detto. Grazie, ma soprattutto ai ragazzi, perché anche oggi, come le ultime partite, ma anche la prima parte di campionato, ci hanno messo davvero il cuore. Siamo stati a un passo da mettere davvero in difficoltà San Severo, perché abbiamo sbagliato forse un tiro da tre Sì, del pareggio, del sorpasso sorpasso. addirittura. Peccato perché il rammarico che abbiamo fatto 3-4 errori grossolani Sì. sull'uscita di Rezzano dal blocco, dove il piano partita era fare il cambio. Invece, per mancanza di comunicazione o anche per stanchezza, diciamo, siamo arrivati in ritardo. Sapevamo le qualità di San Severo, sapevamo che su quell'uscita potevano colpirci, infatti loro puntualmente lo hanno fatto. Però abbiamo giocato una grande partita di energia, soprattutto il terzo e il quarto quarto, quando anche grazie a qualche canestro da tre costruito e anche inventato da Sì, Gennaro Tessitore, comunque siamo riusciti a battere colpo su colpo contro San certo. Severo. Poi il rammarico, vabbè, ma questo anche da parte loro, di qualche tiro libero sbagliato di troppo, Ci insomma, sta. però ci sta. Vai. Allora, mi sento di dover fare dei ringraziamenti oggi, ma in maniera molto chiara e diretta. I ragazzi oggi vanno ringraziati perché veramente hanno fatto una partita di una qualità strategica e una qualità di attenzione sui dettagli che è stata massimale. E quindi oggi mi sento veramente di ringraziare questi ragazzi perché, oltre all'aspetto tecnico, fino adesso io li ho lodati per aspetti di lavoro, di etica del lavoro, di senso di responsabilità, ma adesso mi sento di dover ingrandire un attimino il raggio di azione perché oggi c'è stata la dimostrazione, ma io non avevo il minimo dubbio, che dentro questa squadra ci sono persone serie, persone che in 2 giorni perdono 3 chili per dissenteria e vomito e li dobbiamo tenere fermi perché vogliono giocare. Persone che con la moglie sotto i ferri per un intervento chirurgico sta in campo
e fa 30 punti, persone che con le caviglie grosse come i meloni si infiltrano e giocano, persone che con le spalle male andate non si fermano mai, con i punti al gomito non si fermano mai, quindi queste sono persone serie, quindi a volte possiamo sbagliare delle partite ed è giusto che succeda, purtroppo, perché è fisiologico, però questi non si tirano mai indietro. Oggi mi sembra che sia doveroso che il palcoscenico di questa vittoria sia per questi ragazzi, perché oggi sono stati strepitosi, perché oggi hanno messo il sangue in mezzo al campo, perché oggi in un campo difficile, in una squadra rinforzata, una squadra che domenica e mercoledì aveva battuto quella che a detta di tutti era la squadra più in forma del campionato, siamo sempre stati sopra anche in doppia cifra, quindi questo oggi va rimarcato. E dal basket passiamo al calcio. La Serie D ha disputato domenica scorsa la sesta giornata del girone di ritorno con un nuovo importante successo pesante per l'Audace Cerignola. Il gialloblu di Teore Grimaldi, sostituito in quest'ultima partita dal suo vice Silvestri, sono andati a vincere sul terreno della Cavese per 2-1. Per dire che la partita era cominciata in salita, visto che i padroni di casa si erano portati in vantaggio alla fine del primo tempo. Nella ripresa arriva il micidiale 1-2 giallo-blu con naturalmente una posta in palio molto pesante e mantenere la corsa almeno per il secondo posto proprio nei confronti dei campani, e domenica prossima c'è l'atteso scontro al Monterisi contro la capolista Potenza. Risultati e classifica della sesta di ritorno della Serie D: a Cava dei Tirreni Audace Cerignola batte Cavese 2-1, a Gragnano Sarnese batte Gragnano 2-0, Gravina Picerno 3-3, a Manfredonia Aversa batte Manfredonia 2-0, Nardò Brancavilla 4-1, Potenza Frattese 3-1, a Molvetta San Severo batte Molvetta 2-0, Taranto Pomigliano 1-0, a Torre Annunziata Altamura batte Turris 3-2. La classifica: Potenza 58 punti, Cavese 51, Audace Cerignola a quota 48, Taranto 45, 44, sì, 44 Gravina e poi il Picerno a quota 38. E adesso andiamo a sentire che cosa ha detto dalla post partita della sfida di Cava dei Tirreni il tecnico della formazione gialloblu Teore Grimaldi. Sì, il primo tempo iniziale penso partita abbastanza equilibrata, abbiamo avuto qualche occasione pronti via noi con Caranante, poi sapevamo che la Cavese è una squadra di qualità e avevo le sue occasioni, anche se poi abbiamo preso un gol da Polli su, come si suol dire, sul calcio d'angolo, però fino al 60esimo dicevi bene tu, hanno gestito bene, poi ragazzi secondo me negli ultimi minuti hanno fatto una grossa prestazione, soprattutto sotto l'aspetto della quantità, dell'agonismo, e non hanno mollato, abbiamo trovato il ruolo con i nostri attaccanti. Intanto Potenza mi sembra che stia ancora vincendo, cosa prevede per queste ultime 11 giornate? Beh, noi andiamo avanti per la nostra strada perché abbiamo una società che è ambiziosa, quindi ci giochiamo fino alla fine, come giusto che sia, anche per come eravamo partiti, anche se poi in corso d'opera sono stati cambiati gli obiettivi di distanza da classifica. Però fare bene da qui alla fine è il nostro obiettivo, sia in campionato, cioè poi abbiamo anche la Coppa. E dopo il calcio ci occupiamo di pallavolo. È stato un weekend importante per le formazioni ovantine che hanno fatto registrare due vittorie ed una sconfitta. Le vittorie arrivano dal pallavolo Cerignola che in B2 donne nella seconda di ritorno sono andate a vincere sul terreno del Messina Volley con il punteggio di 3-1, mantenendo non solo la denominazione di matricola terribile ma anche l'attuale terzo posto in classifica. Tra gli altri risultati da segnalare ancora il successo della capolista Palmi sull'ultima in classifica il Volley Torretta con il punteggio di 3-0, mentre per quanto riguarda Modica ha perso in trasferta a Palermo con il punteggio di 3-2. Bene anche la Venice Volley, la capolista del campionato di Serie C uomini. I ragazzi di Pino Tauro al Palla di Leo hanno battuto per 3-1 la pallavolo
salvetta con i parziali di 25-19, 23-25, 25-13, 25-14, mantenendo inalterata la leadership della classifica. Tra gli altri risultati della giornata, da segnalare ovviamente la vittoria della Gruppo Lucera al secondo posto con il punteggio di 3-1. Per quanto riguarda invece Grottaglie e Martina Guanca, i primi sono stati sconfitti a Bitonto per 3-1, mentre il Martina Guanca ha perso a Cassano per 3-2. L'unica sconfitta della giornata è stata quella della Libera Virtus in NB1 Donne. Infatti le ragazze allenate da Salvatore Albanese e Cosimo Di Lucia hanno perso in trasferta sul terreno delle Latine con il punteggio di 3-1. Un punteggio senz'altro severo, ma che deve riflettere sul fatto che qualcosa di certo non è andato per il verso giusto. La capolista Cutrubiano procede senza sosta, vincendo anche sul terreno dell'Arzano con un secco 3-0, mentre Chieti è andata a perdere ad opera in casa della Covazione con identico punteggio. In chiusura della pagina sportiva, il calcio a 5 femminile con la sesta giornata del girone di ritorno, che ha visto una nuova sconfitta per la Uniti per Cerignola dopo due risultati utili consecutivi. Le ragazze di Mister Vasciaveo hanno perso in trasferta al Tamura con il punteggio di 3-1, e dunque sarà necessario rimettersi in corsa nel match del prossimo weekend, il derby in casa contro Manfredonia. Questi i risultati: al Tamura Uniti per Cerignola 3-1, Futsal Salinis Macula Molvetta, successo Molvettese per 8-2, Bitonto Sava 5-1, a Manfredonia Trani batte Manfredonia 3-1, Visceglie San Michele 3-1, a Napoli Melpignano batte Neapolis 1-0, Sirio batte Taranto 5-2, per una classifica che vede il Taranto a 42 punti, Melpignano 40 e Trani a quota 39. Per la bassa classifica, Altamura 28, Uniti per Cerignola 26 e poi Sava 17, Bitonto 16, Salinis 12 e Neapolis a quota 0. Non è ovviamente solo calcio in questa edizione del telegiornale, abbiamo anche il tempo di darvi un servizio, perché oggi è San Valentino, la festa degli innamorati, è stata celebrata in tutta Italia, tenendo sempre conto del fatto che bisogna mantenere alta l'allerta e soprattutto di non dimenticare che ci sono donne vittime di violenze sessuali, i cosiddetti femminicidi, e anche a Foggia la polizia stradale e la polizia di Stato è partita con un importante progetto. Per i dettagli, Sara Bacella, Teleradio R. Voce della Questura. Nel giorno in cui si celebra l'amore in tutto il mondo, la Polizia di Stato scende in piazza, lascia il Palazzo della Questura per raccontare quali sono le strategie da mettere in campo contro un amore violento, perché a volte dentro l'emma amore si nasconde qualcos'altro, è vero? Sì. Sicuramente oggi è una giornata importante, è una giornata simbolica, però non dobbiamo scordarci che la polizia c'è sempre, la prevenzione è in atto e sicuramente oggi deve essere una giornata rappresentativa che deve ricordare a tutte le donne che si possono rivolgere alla polizia. Si sta già facendo tanto e ovviamente si continua sia a livello preventivo che con le attività di indagini per cercare di risolvere questo annoso problema. Quali gli strumenti di tutela e di intervento sulle situazioni di violenza e stalking? Le informazioni sono contenute all'interno di questo opuscolo nella speranza di fornire alle vittime i suggerimenti affinché trovino il coraggio di osare ed agire. Il progetto Camper è la sua terza edizione, siamo certi, non si fermerà qui, perché a guardare i dati dichiarati dalla Questura foggiana aumentano di anno in anno le richieste di aiuto da parte delle donne e il numero assoluto delle vittime continua ad essere inaccettabile. Nel 2017 una denuncia al giorno, maltrattamenti, stalking, lesioni. L'iniziativa Questo non è amore è sostenuta dalla partecipazione di Telefono Donna. E con questo servizio siamo arrivati al termine di questa edizione, questa lunga edizione del telegiornale che abbiamo dedicato quasi interamente allo sport ed anche alla ricorrenza di San Valentino, festa degli innamorati, ed anche in modo particolare puntando alla mobilitazione mondiale per quanto riguarda la violenza, contro la violenza di ogni tipo nei confronti delle stesse. Grazie per averci seguito, vi ricordiamo che domani mattina alle 10 su Radio TRC andrà in onda una nuova puntata di Live Sport per la presentazione della giornata sportiva del prossimo weekend. Ringraziamo la nostra struttura tecnica per averci seguito e naturalmente anche voi. Buona serata a tutti.